Buongiorno, è un po' che non ci vediamo, sono rientrata al lavoro, quindi tempo per fare i video non ne ho molto. Bene, questa mattina sono andata al mercato e ho comprato, guardate un po', questa bella trancia di salmone. Diciamo che ci mangiano due persone, sono 460 grammi di salmone, ci mangiano tranquillamente due persone, io ci farò due volte. Ok, abbiamo bisogno di una piastra o comunque di una padella con il coperchio, olio extravergine di oliva, prezzemolo, limone, sale, un pochino di maionese e poi ecco qui, abbiamo già preparato il nostro piatto da portata, al centro c'è un po' di rucola. Songino, datterini e delle punte di asparagi che abbiamo sbollentato. Poi andremo a decorare con un pochino di maionese sempre fatta in casa. Bene. Possiamo cominciare. Prendiamo il nostro trancio di salmone e lo condiamo leggermente. Io ci metto un pochino di olio all'aglio e peperoncino perché mi piace, però potete anche evitare, non è necessario. Quindi ce lo mettiamo. Lo massaggiamo. Andremo a massaggiare il nostro salmone. Un baffo di gambero. Mettiamo un pochino di sale. Poco sale perché il pesce generalmente è saporito. La nostra padella o piastra deve essere calda e andremo a posizionare il nostro salmone. Poi avremo bisogno di un pochino di vino bianco per sfumare, per farlo cuocere piano piano. Non deve essere una fiamma molto alta, è molto alto il salmone, quindi ha bisogno di cuocere non troppo velocemente. Poi prepareremo un dressing che servirà per condire tutto il nostro piatto. Abbiamo bisogno del limone, dell'olio extravergine, del prezzemolo. Vedremo come prepararlo. Molto 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 semplice. Diciamo che la nostra padella è pronta. Quindi possiamo mettere il nostro salmone. Adesso sfrigolerà per bene. Bene, lo copriamo e lo facciamo andare. Nel frattempo prepariamo il nostro dressing. Abbiamo del prezzemolo, ci sta bene anche un po' di erba cipollina se ce l'avete, se vi piace, quindi applicate il prezzemolo. Nel frattempo il nostro salmone va. Il salmone contiene omega 3, quindi è un tipo di pesce che va molto bene. Ciao Giovanni! Un pochino di prezzemolo, se vi piace potete mettere anche un pochino di pepe, va bene, il nostro prezzemolo tritato il prezzemolo. Metteremo un pochino di sale. Ciao Federica, anche tu sei bellissima. Ecco qua, mettiamo un pochino di sale.
scorza del limone, ok? In questo modo verrà bello profumato. Un limone non trattato. Abbiamo dei limoni stupendi, della costiera amalfitana, siciliani. Ciao Rick, buongiorno anche a te. Il nostro salmone sta cuocendo. Ecco qui. Benissimo. Perfetto. E adesso mettiamo anche il succo del nostro limone. Insieme alle zeste e al prezzemolo, il sale e aggiungiamo il nostro olio extravergine. Ecco, come vi dicevo, potete aggiungere anche dell'aceto se vi piace e del pepe, però un po' di pepe ce lo metto, l'aceto no, perché mi piace molto il profumo del limone. Ecco qua, il nostro dressing è pronto, semplice semplice, i nostri profumi della nostra terra, e questo servirà per condire il nostro piatto insieme alla nostra maionese. Ok, bene, controlliamo, eccolo qua, guardate che splendore, lo possiamo girare delicatamente, guardate un po', ecco qua, vedete, possiamo richiudere in questo modo. Facciamo cuocere ancora un po' e poi metteremo del vino bianco. Lo faremo andare con un pochino di vino bianco. Vedete, è una trancia bella alta. È chiaro, più è bassa la trancia e meno cottura ha bisogno. Il nostro piatto, come vi dicevo prima, eccolo qua. Abbiamo preparato il nostro piatto da portata. Nella zona centrale dove andremo a posizionare la nostra trancia c'è della rucola, eccola qua. Intorno abbiamo del songino, un'insalata molto delicata e saporita, e dei pomodorini datterini. E questo sarà il nostro contorno, quindi abbiamo sia la verdura cruda che la verdura cotta composta dai nostri asparagi. Poi, in questa sacchettina c'è un po' di maionese che ho fatto io. Un giorno vi farò vedere come fare la maionese. È semplicissima e velocissima, ci vuole pochissimo. Va bene? Ok, la nostra trancia continua la sua cottura. E cosa vogliamo dire? Speriamo che questo periodo passi, che ci si riapra tutto quanto. E così possiamo goderci la nostra estate e la nostra vita, che ci è mancata molto. Bene, adesso possiamo mettere un pochino di vino. Mi raccomando, quando mettete il vino delicatamente, però mandate tutto a fuoco. Piano piano. Grazie Edoardo, sei molto gentile. Poi
ho intenzione di fare delle lingue con i frutti di mare, fasolari, vongole, veraci e cozze. Vi faremo vedere un metodo di cottura della pasta direttamente in padella. In questo modo assorbirà tutto il sapore del pesce e diventerà bella cremosa. Ci vuole un pochino, perché non è semplice, i tempi di cottura in padella sono un pochino più lunghi, però magari ci facciamo un po' di compagnia, vediamo come ammazzare il tempo durante la cottura. Va bene? Ma se avete qualche richiesta, qualche piatto particolare, che perché con il lavoro non ho molto tempo da dire bene, 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 bene. Ci siamo di nuovo. Un po' di problemi con la connessione. Però ce la facciamo. Ecco qua. Eccoci qua. Ci siamo quasi, ci vuole poco ancora. Ci vuole ancora poco. E come vi dicevo prima, quando accompagniamo i nostri piatti, adesso si va verso l'estate, prepariamo dei condimenti leggeri, come in questo caso questo dressing. E abbiamo utilizzato l'olio extravergine di oliva, che fa molto bene alla salute, contiene i polifenoli, e fa benissimo. Il nostro limone contiene la vitamina C. E sfruttiamo anche la buccia, le zeste di limone, che sono buonissime, danno un sapore ai piatti incredibile, un sapore e un profumo incredibile. Potete utilizzare anche la scorza d'arancia, è buonissima anch'ella. Eccoci qua, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Il nostro salmone è quasi pronto. Eccolo qua. Il vino è sfumato, lo possiamo girare, guardate che spettacolo, ancora qualche minutino. Adoro fare queste cose, preferisco più questo tipo di cottura che il forno, mi piace coccolare i miei piatti. Comunque ci siamo, il nostro pesce è pronto, il nostro bel salmone. Riprendiamo il nostro piatto da portata, possiamo spegnere, prendiamo la nostra bella pancia di salmone e la mettiamo qua, la posizioniamo al centro, guardate un po' che spettacolo. Abbiamo le nostre punte di asparagi. Ok? Adesso possiamo mettere il nostro dressing. Ecco qui. E anche sulla nostra insalata. Eccolo qua. Ci siamo. Ok, perfetto, bene. Ora il tocco finale con la nostra maionese. Ecco qua. Mettiamo un pochino di maionese. Abbiamo finito, il nostro piatto è bello e pronto. Abbiamo un piatto ricco di molte sostanze e lievi. Eccolo qui. Bene. Ciao,
Emi, grazie. Ecco qua, il nostro piatto è pronto. Una bella nostra trancia di salmone, ci abbiamo messo la maionese, gli asparagi, i pomodorini, la rucola e il songino. Chiaramente questo è un piatto per due persone, ci mangiano tranquillamente. Come vedete è stato molto molto semplice prepararlo. Se non vi piace la maionese non la mettete, però ecco. Abbiamo preparato un dressing molto semplice anche io. E cosa dirvi? Grazie della vostra attenzione, un bacio grande e ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacio e un abbraccio a tutti. Grazie e buona domenica. Alla prossima ricetta.